Ministro, allora, all'altro arrivo ho avuto un confronto con il sindaco Marino, possiamo chiedere che cosa vi siete detti? Ma un'accoglienza, una condivisione di percorsi e credo che sia il sindaco sia la sottoscritta vogliamo portare avanti dei progetti di integrazione, dei progetti di una politica di accoglienza e questo è fondamentale per un lavoro di un amministratore e soprattutto per il mio ministero avere anche una concretezza sul territorio. Roma si è detta disponibile ad accogliere i 155 sopravvissuti di Lampedusa, allora avete parlato anche di questi dettagli del trasferimento, dove possono essere accolte queste persone? Diciamo che abbiamo parlato della proposta che ha avanzato Roma, è conosciuta, è già anche abbastanza pubblica e poi i dettagli si potranno discutere più avanti. Crede che un governo di larghe intese abbia margini per cambiare la legge Bossi-Fini e attraverso quale percorso? Io penso che è arrivato il momento di fare una riflessione, di mettere tutto su un tavolo di coordinamento e di discutere tutti insieme agli altri ministeri. Questo è fondamentale, è importante, una condivisione all'interno di un governo per riuscire comunque a dare poi una risposta concreta. A breve noi abbiamo un incontro tra i diversi ministeri e tutti i punti saranno sul tavolo di questo coordinamento. Qual è la parte che va rivista a suo avviso? Sono tanti. Il punto dell'immigrazione non deve essere ridotta a un singolo punto, ma credo che è un fenomeno abbastanza complesso con cui abbiamo saputo convivere, abbiamo conosciuto le difficoltà che stiamo vivendo appunto in questi giorni e quindi non deve essere riportato a un elemento, ma va riportato a tutto un fenomeno che riguarda diversi settori, il mondo dei lavoratori altamente qualificati, il mondo dei lavoratori, cioè i lavoratori che noi troviamo nel mondo dell'agricoltura, nel mondo delle imprese, riguarda il mondo dei lavoratori universitari, docenti, riguarda il mondo degli studenti, diciamo che va vista in tutti i suoi aspetti, ecco perché non va banalizzata a un punto soltanto, ma va rivista e data delle risposte a tutta una categoria di persone che fanno parte di questo percorso. Il ministro Alfano ha detto che vorrebbe chiedere all'Europa di rivedere il regolamento di Dublino, lei che tipo di appello lancia? Si aspetta un'apertura da parte dei paesi europei per non lasciare sola l'Italia? Ma io l'ho sempre detto, sono stata anche abbastanza chiara sul fatto delle responsabilità che sono a diversi livelli. C'è l'Europa in cui noi chiediamo di far riconoscere le nostre frontiere come frontiere d'Europa, non soltanto per l'Italia, la revisione di Dublino e non dimenticare che le responsabilità sono diverse. Per quanto riguarda anche i nostri rapporti con i paesi di origine per i migranti economici, ma anche la nostra posizione per quello che riguarda i paesi da dove provengono i migranti, che per quello che riguarda questa situazione si tratta di rifugiati, da non confondere con migranti economici, e va specificato. In questo caso noi stiamo parlando di paesi in guerra, con conflitti sul loro territorio e quindi riuscire a dare delle risposte anche per i richiedenti asilo e credo che questo sia abbastanza chiaro, le diverse responsabilità a ogni livello, l'Europa dove ci troviamo tutti d'accordo a portarla avanti e quella che riguarda anche le nostre responsabilità sul territorio. È appena tornata da Lampedusa, quali sono le difficoltà maggiori che ha visto in questi momenti e che cosa le ha lasciato di più umanamente, cosa l'ha impressionata? Lampedusa in questo momento sta vivendo anche una situazione di sovraffollamento all'interno del centro, delle condizioni di vita all'interno del centro e credo che questo non sfugga a nessuno e questo è fondamentale perché all'interno del centro di Lampedusa che è un centro di prima accoglienza, un centro che è stato progettato e strutturato per pochi giorni, che sia rispettato comunque questa normativa e questo è fondamentale per la vita dell'isola, per la vita degli isolani, per la vita anche dell'armonia tra chi arriva e chi vive già sul territorio. Hai avuto modo di parlare con le persone sopravvissute? Sì, forse la parte è anche abbastanza dura, perché quelle persone hanno fatto delle richieste, quelle persone sono sull'isola e tutti i giorni vivono con la paura di poter riconoscere un familiare tra quelli che vengono ripescati. La loro paura ce l'hanno manifestato, la possibilità di poter lasciare l'isola il più possibile, che loro continuano a vivere questo dramma, questo dolore giorno dopo giorno.
e tanti altri punti. Credo che la parte più difficile è parlare con i sopravvissuti. Sull'isola, davanti al molo, ogni corpo che si ripescava dentro di me con grande dolore è una sconfitta per ognuno di noi.